tempesta nel governo sembra essere passata. La garanzia è Berlusconi, dice Bossi. Il leader della Lega si è detto fiducioso sul raggiungimento dei numeri per il federalismo entro gennaio. Alla domanda se crede al premier Berlusconi quando dice di aver trovato già 10 deputati disposti a sostenere la maggioranza, Bossi ha detto sì, non dice mai balle il capo del governo. Il presidente del Supremo Tribunale Federale ha ordinato di riaprire il dossier relativo all'estradizione di Cesare Battisti presso l'alta corte brasiliana dopo che gli avvocati ne avevano chiesto la scarcerazione. Oggi il governo italiano ha chiesto che Battisti rimanga in prigione fino all'esame dei ministri della corte. Domenica 9 gennaio alle ore 12 si terrà l'incontro tra le segreterie della CGIL e della FIOM. Si parlerà dell'accordo sullo stabilimento Fiat di Mirafiori e dell'eventuale firma dell'intesa nel caso il referendum dia un esito positivo. Il referendum sull'accordo per il rilancio dello stabilimento di Mirafiori si terrà il prossimo venerdì 14 gennaio, è quanto si apprende da fonti sindacali secondo le quali l'esito della votazione si potrà conoscere già nella serata di venerdì. Da domani iniziano i saldi anche nella Riviera delle Palme. A San Benedetto altissima la concentrazione di esercizi commerciali e i proprietari confidano proprio nelle vendite di fine stagione per aumentare il volume dei fatturati. Anche quest'anno vendite per saldo progressive, prima con riduzioni del 30, poi del 50 e infine anche del 70%. Alcuni consigli possono servire per effettuare acquisti con maggiori garanzie. L'importante è ricordare il capo che ci interessa e il suo prezzo per capire l'esatto sconto. È consigliabile visitare più di un negozio, questo aiuta a non commettere errori. Il rischio è che venga messa in circolazione merce invenduta negli anni. Attenzione alle etichette, quelle di origine ci permettono di risalire al produttore, quelle di contenuto garantiscono la composizione del prodotto e le modalità di lavaggio per evitare rischi. Conservare sempre lo scontrino se la merce è difettosa, si può infatti optare per la restituzione del prodotto.